il reddito di cittadinanza per come è fatto va abolito. E spiego perché. Studia da premier la Meloni quando snocciola dati, progetti, idee, strategie per un'Italia diversa come la sogna lei, eppure alla fine resta sempre Giorgia. Sul palco della piazza, quella di Celia Messapica per la prima puntata del format ideato dal direttore di affariitaliani.it Angelo Maria Perrino, la leader di Fratelli d'Italia non rinuncia ai punti salienti del programma, il reddito di cittadinanza appunto. Ti spiego qual è l'errore del reddito di cittadinanza. L'errore del reddito di cittadinanza è che mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto non fa una scelta di questo tipo perché finisce per discriminare il più debole. Il paradosso con il reddito di cittadinanza è che io do fino a 780 euro a un ragazzo in ottima salute che potrebbe lavorare e un invalido mi prende una pensione invalidità di 270 euro. Un pensionato sociale mi prende 503 euro di pensione sociale. Questo non è uno Stato giusto. E poi il caro bollette, un'emergenza da affrontare prima del voto di settembre. Un messaggio agli italiani che non riescono a pagare le bollette. Guardi, io il messaggio non lo voglio lanciare agli italiani, lo voglio lanciare al governo e alla maggioranza. Se gli altri partiti ci stanno, io ho una proposta. Lo Stato non faccia extragettito sull'aumento delle bollette. Quello che lo Stato sta guadagnando in più va messo per tagliare le bollette. Se gli altri partiti sono d'accordo, io sono disposto ad andare in Parlamento lunedì. Prima della Meloni, spazio ai sondaggi, con focus proprio sulla frontwoman del centrodestra e dopo il punto di vista del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Dall'inizio alla fine, invece, c'era Perrino, padrone di casa di un format fortunato, trasmesso in diretta da Antenna Sud Extra, pronta a bissare oggi e domani. Salvini, Conte, Emiliano, Boccia, fassina la politica prima del voto, scende in piazza plebiscito a Celia Messapica.